Spazzatrice in fiamme questa mattina a Favara, il mezzo della ditta Iseda, che gestisce il servizio in città, ha preso fuoco intorno alle ore 7 nel centralissimo corso Vittorio Veneto. Una volta allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Nulla da fare però per il mezzo che è stato completamente divorato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Favara e gli agenti della polizia locale. Durante le prime ore del mattino, l'area di Corso Vittorio Veneto, all'altezza dell'angolo con Via Spagna, nei pressi della scaletta, è stata interdetta al traffico con del nastro monitore per consentire i lavori sul posto, mentre la viabilità è stata dirottata verso le altre strade cittadine. Il soccorso stradale intanto si è occupato del recupero del mezzo consumato dall'incendio e del ripristino del manto stradale. La spazzatrice, secondo la ricostruzione del dipendente che la stava guidando, era in funzione quando avrebbe avvertito puzza di bruciato. Appena il tempo di scendere dalla macchina, che stava pulendo il ciglio della strada, e i primi lembi di fuoco si sarebbero propagati a partire dal vano motore. Come detto, una volta spente le fiamme, del mezzo è rimasto ben poco, è stato completamente devastato. Stavo spazzando come ogni giorno, faccio l'autista e la spazzatrice, e ho sentito che prima un po' di puzza strana, puzza di bruciato, poi si è spenta, ad un tratto ho capito che c'era qualcosa che non andava, sono sceso, ho visto una fiammella là sotto il motore. Questa spazzatrice, quando si spegne, si blocca totalmente. Ho cercato di spegnerla con un istintore, ma non potevo arrivare alla fonte dove c'era la fiamma. E purtroppo non ho potuto spegnerla. Ce l'ho messo tutta, ma non ce l'ho fatta. Stavo lavorando in questa strada. Questa mi sembra Corso Vittorio Veneto. E potevo venire alle 7:20, all'incirca. Subito ho chiamato i pompieri. Abbiamo chiamato i carabinieri e i datori del lavoro. Sono arrivati abbastanza presto, però le fiamme hanno subito fatto il suo corso. Era troppo il fuoco e c'è nulla da fare. Poco prima delle ore 9:30 del mattino, il perimetro interdetto è stato riaperto al traffico, mentre il soccorso stradale, carico della spazzatrice distrutta, è partito lungo Corso Vittorio Veneto.